I parchi nazionali e i parchi regionali, la rete Natura 2000 dell'Italia, sono una bellissima realtà del nostro paese, sono un orgoglio dell'Italia. L'Italia è il paese che ha il record della biodiversità naturale, dalle Alpi a Pantelleria, e tantissimi sono i parchi nazionali e regionali che custodiscono come in uno scrigno questa grande bellezza del nostro paese. Ebbene, Obiettivo Terra è il concorso fotografico realizzato dalla Fondazione Verde con la Società Geografica Italiana, ma anche con tanti altri partner che ci hanno aiutato durante questi anni, per in qualche modo far conoscere, sostenere, rilanciare, fare in modo che le nostre ricchezze naturali diventino sempre più un amore per tutti noi, perché tutelare la natura è fondamentale. Noi, come ha detto bene il Papa, durante tutta questa drammatica fase della pandemia non si può vivere sani in un mondo malato. Cosa significa quindi? Che per vivere sani dobbiamo stare in un mondo sano, dobbiamo tutelarlo, dobbiamo proteggerlo. Serve una grande alleanza per la Terra, per fare in modo che il nostro pianeta possa essere tutelato dai guasti che noi stessi, attraverso un uso sbagliato delle tecnologie, perché le tecnologie possono essere usate bene, con un uso sbagliato rischiamo di provocare delle vere e proprie catastrofi, tra cui il cambiamento climatico che rischia di diventare catastrofico. Allora, cosa vi chiedo? Partecipate al concorso fotografico di quest'anno. Entro il 21 di marzo si possono presentare delle foto scattate in un'area protetta, un parco nazionale, regionale, in un'area marina protetta, in un luogo che faccia parte di questa ricchezza del patrimonio naturale italiano. E soprattutto dedichiamo quest'anno anche uno sforzo in più per realizzare quei parchi nazionali non realizzati: il Parco Nazionale delle Eolie, il Parco delle Isole Egadi e Litorale Trapanese, il Parco dei Monti Blei. Questi sono tre parchi che personalmente da Ministro dell'Ambiente ho voluto nella legge finanziaria che votammo nel dicembre 2007, e sono più di 13 anni che ancora non sono partiti, mentre Pantelleria, che fu messo in quella stessa legge, è riuscita a partire dopo però un grande incendio, e quindi, come spesso succede, c'è bisogno di un dramma perché le cose partano. Ma io faccio appello perché si sblocchino anche altri parchi che io sto sostenendo: il Parco Nazionale del Matese, tra il Molise e la Campania, zona bellissima, con grandi caratteristiche naturali; il Parco Nazionale della Costa Teatina, chiamato anche Parco dei Trabocchi, nella zona dell'Abruzzo; e recuperare anche quei parchi negletti, dimenticati, che devono essere il parco del Delta del Po. Il Delta del Po è una delle aree umide più belle d'Europa, e paradossalmente ancora sono due parchi regionali, mentre avrebbe dignità di un parco nazionale. Così anche, già nella legge istitutiva dei parchi italiani, la legge degli anni 90, c'è la previsione del parco del Gennargentu, un parco anche quello dimenticato. Quindi cerchiamo non solo di partecipare, di sostenere i parchi nazionali, i parchi regionali, le nostre bellezze. Sappiamo che il turismo ripartirà, perché ci sarà un rimbalzo di queste attività dopo questa pausa che ancora continua, ma che dovrà pian piano lasciarci verso un elemento di novità e di libertà, e facciamo in modo che però la ripresa ci trovi preparati a un turismo sostenibile, in sicurezza, all'aperto, una bellezza del nostro paese. Quindi Obiettivo Terra 2021 è anche una grande occasione di rinascita, di rilancio, di fiducia, di speranza. Il 22 aprile faremo poi la premiazione delle foto vincitrici, delle menzioni speciali di Obiettivo Terra. Lo faremo in occasione del Earth Day, la giornata mondiale della Terra, e sarà quindi un elemento ulteriore di speranza e di rilancio. Vogliamo dedicare questo Obiettivo Terra 2021 proprio alla speranza, al futuro, a una grande alleanza per la Terra che ci faccia vivere sani in un mondo sano, e faccia della tutela dell'ambiente un elemento quotidiano della nostra attività, ma anche una grande attenzione al cambiamento climatico. Questo è l'anno anche della conferenza mondiale sul clima, che si farà alla fine dell'anno in Inghilterra con il supporto dell'Italia. Facciamo in modo che sia anche quello un elemento di svolta. Tuteliamo
il nostro pianeta e facciamo in modo che il futuro sia un futuro vivibile e sostenibile.